Siamo in compagnia del professor Pierluigi Marini, presidente della ACOI, 119esimo congresso della Società Italiana di Chirurgia. Una sua impressione sulle sfide che attendono la chirurgia italiana? È una domanda molto importante, perché è un momento in cui la chirurgia italiana è un po' in difficoltà, direi anche molto in difficoltà, perché ha grandi sfide in campo. Ne abbiamo parlato anche ieri, ne parleremo domani mattina. C'è la grande sfida della formazione, della buona formazione, perché è un nostro focus tradizionale. Abbiamo bisogno di fare dei programmi formativi importanti per aumentare gli skill chirurgici, perché dobbiamo essere attrattivi verso i giovani che purtroppo non decidono più di fare il chirurgo, e non decidono più di fare il chirurgo anche perché il problema del contenzioso medico legale è un grave problema. Ne parleremo domattina in una sessione importante insieme a colui che ha fatto la nuova legge, l'onorevole Gelli. In questo momento questa legge non è applicabile completamente, perché intanto non sono stati fatti i decreti attuativi, ma soprattutto perché non sono state fatte le linee guida. È uscita la legge sull'accreditamento delle società scientifiche per la stesura delle linee guida. Io credo che la chirurgia italiana, la COI e la SIC, che sono le società scientifiche più importanti d'Italia, devono essere disponibile ad aggregare il mondo chirurgico, perché il mondo chirurgico inizi da subito a fare questo grande lavoro, perché altrimenti perderemmo tutti il nostro ruolo, che è quello di produrre scientificamente, ma soprattutto di produrre scientificamente a favore della comunità scientifica chirurgica, e per tranquillizzare il mondo chirurgico, i giovani, affinché si riavvicinino a questo che io considero sempre il più bel lavoro al mondo.